Entusiasmo alle stelle per l'Avellino, che questa mattina ha raggiunto Contrada per dare vita all'iniziativa della FIGC denominata Il Calcio e le ore di lezione. Più di 200 bambini del plesso scolastico in via Roma hanno ricevuto la visita di Ardemagni, acclamatissimo e pronto a sfoderare la sua DAB, Castaldo, D'Angelo, Gidai e Verde. A fare gli onori di casa il sindaco Filomena Del Gaizo. Lo sport è il modo giusto per unire, per fare una forza coesa, la coesione è importante e anche portare avanti i valori veri della vita, serve una palestra di vita che è rappresentata proprio dallo sport. I calciatori, acclamati a gran voce al momento della loro salita sul palco colorato di palloncini bianco-verdi, hanno dispensato gadget dello store ufficiale e risposto in un clima di allegria alle domande degli scolari che alla fine dell'evento hanno dato il via alla caccia di selfie e autografi. L'emozione per la calorosa accoglienza che dà la carica in vista del match interno con il Novara, nelle parole di Capitan D'Angelo. È sempre qualcosa di speciale perché lo vedi negli occhi dei bambini che... quando magari diventi qualcuno trasmetti dei valori speciali, quindi per noi è un enorme piacere. Ecco. Questo ci dà la forza per fare sempre bene, anche se comunque la nostra testa ora è a sabato perché dobbiamo riprenderci i punti che ci hanno tolti. Questo pomeriggio, amichevole a porte chiuse con la primavera, nelle orecchie c'è da scommetterci, rimbomberanno ancora i cori degli attuali e futuri già appassionatissimi tifosi dei Lupi.